Sono oltre 470 i morti accertati a causa delle inondazioni in Brasile. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno causato una serie di smottamenti, soprattutto nella regione di Rio de Janeiro. Fango e rocce hanno coperto decine di abitazioni, spazzando via parte dei centri abitati cresciuti selvaggiamente in anni recenti. A Teresopolis sono circa 180 i morti, 200 a Nova Friburgo, 35 a Petropolis. Sono località di villeggiatura che si trovano in zone impervie e proprio le difficoltà dei soccorsi hanno aggravato il bilancio delle vittime. Quella roccia laggiù è venuta giù rotolando, ha colpito tutta la zona. Ho perso mio figlio e i miei nipoti. Mio figlio e i miei due nipotini, mia nuora, tutti morti, e anche i miei quattro nipoti. Sono già oltre 5.000 gli sfollati e per le prossime ore si prevedono ulteriori piogge, crolli, smottamenti, sotto accusa soprattutto la carenza di controlli sulle nuove costruzioni e l'assenza o il mancato rispetto dei piani urbanistici.